Salve amici, buonasera, buonasera. Sto dentro, sì, come va? Benvenuti in questo nuovo imperdibile appuntamento del Muori con un nuovo gioco. Con un nuovo gioco. Io sono sveglio dalle 4 d'età e sono riuscito a fare uscire sto video. Alla fine non è uscito ieri, è uscito oggi. Però alla fine è uscito, siamo tanto contenti. E mo si pensa al prossimo subito. Deve uscire un altro video entro fine febbraio. Che qua stiamo a perdere tempo. Come va? Ciao ciao a tutti, ciao. Ciao 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 ciao. Ciao Wax, Wax Gosling. A catena di montaggio proprio, sì, Reli. No, no, quello mai, però bisogna darsi una regolata. Mi stavi a guardare, maluco. Allora adesso interrompi e poi ricominci dopo, perché oggi si inizia questo fantastico gioco. Inscription, sperando, io comincerei subito. Grazie, Biazus. Al diavolo studio il troll online, così si fa. Si manda a puttana il proprio futuro per vedere il... me. Bravo. Grazie a... Kirka, per i 3 mesi a a te. Oggi gioca Inscription, ape. E si inizia oggi. Vediamo se parte innanzitutto e se si sente, perché vediamo. Allora. Il fantasma. No, no, ma maga, no, non esiste quello che dice. Esiste che io so uno e faccio i video piano piano e poi si è, se fa. Se no, corca. Questo esiste. Ok? Sì, guarda, alla fine il film di Attacchi Giganti mi ha fatto ridere, vabbè. Almeno ci ha avuto il buono questo. C'hanno proprio la faccia tosta di dire no, a noi non ce ne frega un cazzo. Ciao Moonlight! Grazie per i complimenti. Ciao ciao, andiamo, andiamo. Allora, vediamo se parte. Già ho paura che non parta. Già mi sto cagando. Io ho visto solo la prima schermata di questo gioco. Faresti mai delle live in cui giochi e giochi di Harry Potter? Non nel breve periodo. Cioè, quando uscirà Hogwarts Legacy lo porterò. Ma prima non credo. Non mi va di tryhardare Harry Potter. La prossima volta che parlerò di Harry Potter sarà ad aprile, ragazzi. Troverebbe fare una piccola reaction a uno dei miei video di Death Note. Non oggi, Grim. Tietelo per venerdì o domenica. Grazie, Shadow. Oggi si mangiano le ali di pollo. Sono contento, non lo so, che hai scritto... Ma si sente il... Funziona tutto. Funziona tutto. Ma questo è un miracolo. Allora si può iniziare. Si può iniziare. Allora non so assolutamente un cazzo. Sai che vuol dire un cazzo? Quello che so io. Cosa ne pensi di Master Duel, che l'ho scaricato ieri, Paolo, ed è stata una cosa brutta scaricarlo. E adesso ci giocherò, visto che ho finito d'edita. E... Però è un casino il meta. È un casino. Cioè ci stanno carte che io non conosco. Io giocavo a quello prima. Ma non posso trasferire le carte che avevo prima in quello dopo, perché sennò nel 2000 cazzo di 16 ho perso i soldi. Comunque andiamo avanti. Daniel Mullins Game Devolver Digital. Ok. Sì. Ah, ma inizia proprio così secco. Undertale. Vediamo come funziona questa roba. Ciao Pine! Questo gioco sappi è pino a prove. Sappi che questo gioco è pino a prove e lo adoro un sacco. Spero ti piaccia HYP. Vediamo un po'. Premi un pulsante, premo questo. Eccolo, Master Duel. Nuova partita, continua, opzioni, riconoscimenti. Nuova partita. Nuova partita. Ah, già. Già inizia che devo scoprire. Ma come? Perché continua? Ti giuro che non ci ho mai giocato, Ti giuro che non ci ho mai giocato in vita mia. No. L'ho fatto partire prima. È per quello che mi dà continua. Non credo. È perché è tutto lore. È tutta lore. Vuol dire che non è la prima volta. C'è un tavolo. C'è un tavolino. Clicco. Ci sono degli occhi brutti. Degli occhi brutti. Quello non sta in blind. Sbarre Griffiths. Sbarellone. Un altro sfidante, sembra essere passato un'eternità. Flauli? Grazie al sub, grazie, livello 1, yeah, tutte cose. Un altro sfidante. Un'altra, sono una donna.
Forse hai dimenticato le regole. Sì. Lascia e trifeschia a memoria. Ci sono delle zampe. Scoiattolo, ormai. Gioca la gatta a scoiattolo. Mi voglio fidà. Ora gioca il tuo merlino. Con S attorno qua. Con W. Costa uno di sangue. Tu corri a fare. Yu-Gi-Oh! Una morte onorevole. Ok, c'ho uno di attacco e tre di cuore. I lupi richiedono due sacrifici. Suona la campana e termina il turno. Ok. Il mio merino non ha rivali? Il numero non basta. È la potenza d'attacco. A destra la vita. Boh, ma dà una zaccagnata. Il tormellino mi ha inflitto un danno. L'ho giunto la bilancia. Vinci se riesci a far prendere la bilancia completa dalla mia parte. Ok. Si è suicidato. Grazie. Tocca a te. Mo mi fa una combo che a metà basta. Il tuo periodo sta bloccando la strada al mio coyote. Mo me leva due. E il mio coyote ha fatto un danno. Ciò significa la salute del tormento di uno dei due. Vabbè, a creatura amore fin qui. Toccherò a te. Pesco. Io pescherei uno scoiattolo. Che partita monotona. Ciao Flamia, grazie. Metto lo scoiattolo. Sacrifico. Perché tanto quello stava per morire. No, però c'ha due. È stata reale, ma non sarà l'ultima volta la sofferenza. C'ha due di vita, è uno scam totale. C'è l'omicidio suicidio. Ho sbagliato. Devo usare l'ermellino, porca troia. Devo usare l'ermellino, devo usare. Ma cazzo! L'ermellino mi stava parlando. Come l'ermellino mi stava parlando? Ma perché non posso attaccare? Mi fate attaccare. Il mostro evocato non può attaccare subito? Gonfi, gonfi. Attacchi prima tu. No, attacchi prima tu. Dio cri... No, se clicco il cappello lo passo il turno, è uno scam. Vabbè, clicco. Ah, vabbè, mena da solo, vaffanculo. Da dove stai? Ma perché non mi ha tolto due di vita? Ah, la campanella, ho capito, la campanella. Pensavo che la campanella mi facesse passare il turno. Non mi ha tolto due di vita, però. Una carta casuale al tuo mazzo o la certezza di pescare? No, la certezza. Mando lo scoiattolo. Però c'ha zero di vita questo pezzo di me. C'ha zero d'attacco. Vabbè, fai male. Se feci 3 di danno metti 3 pesi sulla bilancia. Lo sai che puoi giocare più di una carta per turno? Sì. Ma perché questo adesso ci apre? Peschiamo una carta. Tartaruga di fiume. 1 e c'ha 6. Gli servono due sacrifici. No. No, no, no. Dopo pesco uno scoiattolo. Non ti ha ucciso perché tu l'avevi già ucciso. Ma grazie Antonio. Ma se attacchi prima tu, non ti leva i cuori. Però prima lui glieli levò. Scusi, eh. Ma questo sta barando. Ho vinto. Non saranno tutte così semplici. Ma questo era proprio il tutorial. Lascia che ti racconti la tua storia. Ah, sì. Oddio, il 3D. Ti sei perso nel cuore della foresta. Comunque mi sta a piacere, eh. Nel cuore della foresta mi sono perso. Di attacco è comparso un unico sendiero. Andiamo all'unico sendiero. Devo giocare a carte. Due creature del bosco si sono avvicinate con esitazione. La vipera corrosiva. Il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Il gatto immortale. Se lo sacrifichi il povero animale non muore. Solo uno può impreziosire il tuo misero mazzo. Il gatto. Un'altra creatura aggiunge la tua carovana. Poro gatto, però. Il gatto. Tutti a suggerirmi il gatto, ma non vi preoccupate, ci penso io. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. No, buona pipina, che pipina. Questo gioco. Chissà se vi sta a vedere, raga. Ha trovato un sacco abbandonato. Ha trovato uno scoiattolo in una bottiglia da rompere in caso di emergenza. What? E ne prendi un altro.
un altro strumento utile di permettere al soldato di spostare il peso sulla bilancia. Ma che se bara in sto gioco? Tre oggetti sono il massimo che puoi trasportare, ok. Combattimento mortale? Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Ok. Mi hai sacrificato mentre stavo dormendo. Era la mossa giusta. Lo capisco. Forse mi aiuterai. Per ora stai al gioco. Oddio. Ma perché mi parla la carne? La... Ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Io non ci sto capendo un cazzo. Scogliatelo qua, vedete, no? Andiamo. Dove andiamo? Grazie Flamia per l'abbonamento. No, me lo tengo l'ermellino. I tuoi oggetti potrebbero esserti d'aiuto. Mi sono tolto un dentino. Mi sono tolto il dentino della fortuna. Mamma mia, io rascio. Mamma mia come rascio. Mamma mia come rascio. Vai gatto. Mamma mia, dopo metto la tartaruga strong. Vai gatto, fai male, buffo. Ah, ma i ceppi dove le va? Al grintoso lupacchiotto cresce in fretta. Pesco, a bucio di culo il lupo. Minchia, sto gioco è un casino. Non sprecare oggetti. Vabbè, ma li dovrò pur provare per vedere cosa fanno. Cheat, killua. Io me lo devo tenere questo. No, me lo voglio tenere l'ermellino. Il lupo è diventato incazzato come le bestie. Si libera oltre le creature e farà un attacco diretto. Aia. Allora, prendo uno scoiattolo adesso. Lo metto qua. Poi mi conviene evocare il lupo. Evoco il lupo. Poi attacco. Pesco. Un altro lupo. Ma l'ermellino lo devo... Cioè l'ermellino mi fa fare la quest e lo devo tenere. Eh sì, allora io me lo tengo l'ermellino, affanculo. Tiè. Ho vinto! No? Adesso prendo lo scoiattolo, mamma mia, adesso lo sbluso. Adesso lo sbluso. Il gatto è la svolta. Mamma mia. Fagli male, buffo! Bumbo! Ho già masterato questo gioco di merda. Non è ancora morto? L'evoluzione Link dei lupi. Non ci ho capito un cazzo di Yu-Gi-Oh! Ho più capito di questo gioco che di Yu-Gi-Oh! Io ho finito gli spazio. Ma io continuo a saccagnarlo, non voglio levarlo l'ermellino. Perché la tartaruga? No. Fagli male! Porco Giuda, ho vinto. Grazie. Hai vinto e ti sei rimesso in cammino, lasciando le spagne e il terreno insanguinato. Mamma mia, tutti per sbluso, tutti. Sono il più forte. Ma me li dai io? Ah, ok, un altro. Questo mi stuzzica. Una creatura volante poco costosa, anche se debole, però vola. Io mi prenderei il lupo. Però questo vola. No, è più il lupo. È bruttosa. Ma il lupo serviva un sacrificio, no? Perché se serviva un sacrificio è uno scam totale. L'ermellino. Grazie Rex di 19 mesi. Nella nebbia ho trovato delle strane pietre. Sei stata costretta a scegliere un degno sacrificio. Io sacrifico il lupo. Ciao. Arrivederci e grazie. Sacrifica, vai, spaccalo. Scegli me. Va bene. Ti do il potere. Quale onore. Che figata. Si è preso il potere. Puoi pompare le carte.
No, si fottono il potere. No, bellissimo. Uno spettacolo accapisciante. Ora l'erme e il lupacchiotto viene ermellino. Top. Topperia. Andiamo a rompere delle chiappe. Ma come si salva? Mo quello. No. Incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Quindi le sue carte canide volano? Ok. Ho sbagliato. Ho già sbagliato. Non mi serve. Vabbè, sti cazzi. Vai, gatto! Il gatto l'avrei dovuto mettere sopra il coso. Ok. Ma se me lo ammazzano? Ok. Minchia, qua mi aprono, eh. Ok, forse ho capito come funziona sto gioco. Allora, mo la metto qua. Dovrebbe fargli un culo come una capanna al lupo. Ok. Però mo, cazzo, Ho perso. L'unico modo per però la mia misura è tra insegnanti da questa esperienza. Alzati. Prendi il candeliere che si trova sulla botta accanto alla porta. Eccolo. Diventa un'avventura grafica. Minchia, però. Preso. Lo porto qui. Ma ti posso vedere? Guarda che faccina carina. Tieni. Ora metti a sedere, va bene. Beh, lascia che ti spieghi una cosa. Questa è la tua vita. Sì, mori. Questo è stato uno dei due errori che puoi commettere. Se commetti un altro dovrò sacrificarti. Ora dove eravamo rimasti? Non ho capito. Sì, pure lui c'ha risente del buco nero. L'agile cervo si muove dopo aver attaccato. La fingita pupa al suo vedore riduce la forza del nemico. Io prenderei il grizzlone. Tanto per avere un super tank. Hai perso una vita, eh? Vabbè. Qui non ho capito. Però nel dubbio vado. Qua la recupero. Te fidi. Però de là avrei potuto prendere un getto. No. Gruppetta sopravvissuti. Con i volti scaldi dalla fame si accavalcano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creatori. Hanno fatto cenno a avvicinarti. Scalda una delle tue creature vicino al fuoco. Ne potenziare il valore di potenza. Hanno dato uno i sopravvissuti. Pulizia. Vabbè, se la magnano. Però mi sa che non è vero. Ma se gli do il gatto diventa una macchina da guerra pazza. Oh, te lo giuro che se gli do il gatto e me lo magnano, sbrocco. Però se gli danno uno potenza ed è immortale, è la vita. È la vita. Ti prego, Gesù. Sì! Mamma mia, questa è la carta più forte che c'ho. Si è allungato verso la creatura. Non... un'altra declinare niente. Senza una parola. Bravo, levamosela dal cazzo. Ottimo. Madonna sto cazzo. Lo posso sacrificare. Vabbè, però top. Anzi, gli ho dato uno. C'aveva zero. Guarda che. Ma questo chi è? Ok, questo mi dà una mano. Adesso ti apro. Allora andiamo con ordine. Io direi scoiattolo, che poi diventa gatto killer. E adesso può anche attaccare. Mamma mia la goduria. Questo c'è il grizzly. Sì, vabbè ragazzi. Ragazzi, il grizzly. Il grizzly. Scoiattolo. Lupo. Io dovrei vedere prima le carte che ha quello prima di giocare a caso, porca mignotta. Vabbè. Ok, omicidio suicidio. No. Tartaruga. Madonna, il gatto è la svolta.
È peggio del blackjack. Lo sapete che io con questi giochi mi chiudo, eh? Qua è diventato The Witcher all over again, eh? Vai, tartaruga, fai male, tartaruga! La tartaruga è il tank. La tartaruga serve a coprirmi le chiappe. Ok, quello arriva a due. Dammo un lupo, dammo un lupetto. Perfetto. E adesso il lupetto mi finisce questo grizzly di merda. Dai, sto imparando adesso come si gioca. Fagli male, buffo! Bene. Si torna in parità. Io prendo uno scoiattolo, tanto per gradire. Lo metto qui. E si va. Bam bam! Ma perché non avanzano? È completamente folle, lo vedi, giusto? Non ha riguardo per le regole. Perché? Patetico, seriamente. Ah, raga, ma se il gatto c'aveva a zero, un motivo ci sarà. Se gli dai anche solo uno d'attacco, il gatto diventa un pazzo. Mi tiene con sé solo per vedermi soffrire. Dobbiamo dare una mano a questo. Vai, fagli male. Fagli male e poi dopo diventi un lupo. Di nuovo in gioco. Però mi sa che ho vinto a sto turno. Gli ho rotto le chiappine. Fagli male, buffo! Olè! Siamo troppo potenti. Ma posso recuperare la vita? Perché sta cosa mi... Attenzione, sinistra o destra? A destra posso potenziare un'altra carta, però può essere che me la magnano. Ciao Astrolite! Però a destra mi potenziano le carte, però c'è la possibilità che me la magnino. Che dite? Però a sinistra mi danno gli oggetti, gli oggetti mi servirebbero. Ciao il piatto matto, grazie! Va, andiamo a destra, va. Andiamo a destra, va. Sono troppo curioso. Puzzola. Vipera. Villa Vipera è veramente l'amer. Un feroce contendente. Perché? Perché? Perché c'ho il cap? Questo vuol dire che se la prendo è inutile? Il fungo... Ah, già ce l'ho. Ma io prenderei la puzzola, anche se non ho capito che fa la puzza. La vipera pare un po' una cagata. Tra 20 minuti gratti immortale più 20, sai che taglio. Ah, clicca sul destro col simbolo, è vero? Ma io ne frutto una credo possibile. Ah! No, vabbè no, che ho la vipera, non mi frega niente, vero. Dai! La vipera ha senso potenziargli l'attacco. Fere sta in piedi attorno a un falò morente. Le spazio di una creatura attorno al fuoco. Io ho paura che mi si mangiano una creatura, che c'è il dubbio. Impossibile. Io gli do un lupo. E vedi, potenziare il lupo è stato potenziato al calore. Come uno sopravvissuto ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca e si è allontanato. Ma allora non me lo mangiano mai? Boss? La tartaruga sarebbe da mettere anche. Non la mangiano mai? Allora porca troia. Mentre scendeva una nebbia gelida. In lontananza ho sentito il tettino. L'ho sprecato allora. No, secondo me lo apro sto boss. Il tettino di metallo sulla pietra. Una figura zoppata si è posta sul tuo cammino. Chi è? David Jones? Era il prospettore. Zan zan zan. Allora fammi vedere lui che c'ha. Lui si sposta così? Cogliate, va dritto. Ok, devo parare. Poi direi scogliato. Poi direi gatto. It's time. Scogliattolo. Questo quanto leva? Due. Gatto. Vipera qua. Forse era meglio la tartaruga. Vabbè. E vai con liscio. Io non ho capito il movimento di quella stronza. Allora, scoiattolo. Tartaruga tancona. Non ho capito la freccia. Alla fine del turno il proprietario una carta è possibile. Questo giro è disposta alla direzione di sì. Ok.
No, mo me la, m'ammazzano. M'ammazzano il gatto. C'è un sole, grazie. Vabbè, proviamoci. Boom. Vibra l'hammer. Che me. No. Un serpente che forse è più letale dell'uomo. Ma questa è la topperia totale. No, gattino mio. Allora, c'ho lo scoiattolo che piazzo subito a livelli indecorosi. Peschiamo una carta. Peschiamo questo. Scoiattolino. Passero. Dolore. Però gli è passato sopra questo pezzo di merda. Merda. Sacrificare la tartaruga per mettere una ha senso questa cosa? Conviene mettere la puzzola? Per farà. Però mo il lupo mi fa un male assurdo. Ho vinto. Spero non credessi sarebbe stato così facile. Cazzo. No! C'è dell'oro in quelle carte. La musica è troppo alta. Che sta succedendo? Aspetta, abbassa la musica. Sì, cangosciazzi. Ma è tutto un casino questo. Ok. Posto? Allora, dell'oro ha colpito, quindi non sto a capire. Sono mostri miei. Posso sacrificare? Sì, vabbè, ma Ma scusa, ma scammato. Ma io ho perso per questo? So scudi, però adesso mi sblusa la vita. Prova a pararmi. Questo che fa? Switch attacco e difesa? Viene potenziato di fortuna uno spazio vuoto, una carta è possibile questo giro. Ma rovinato. Ho capito che bara. Ma io mo devo ricominciare. Non me lo dire. Non dirmelo. Ma poi mette la vipera così. L'ho perso. Vabbè, uccidimi. Fanculo. E beh. Ma sei una merda. Ma sei una merda. Però per te. Ma vaffanculo. Ma non mi toccare. Ma ti faccio causa. Ma no. Ma non si fa così. Grazie Twitch. Sono morto. Devi pescare due scoiattoli. È vero, non devo mettere. Non sono ancora morta. Non è il furgatorio. Prima che salga il tuo respiro, chiederti un favore. Vore. No, ricordo, non te lo do. La tua carta della morte personale. E al momento è piuttosto basilare. Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto. Ma vaffanculo. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta per ottenere il costo. Questa. Due di sangue d'altro che di fiume. Sì. Scegli un'altra. La sua potenza, la sua salute.
questa che è più sgrava. Questa me la dà per il turno dopo? Ciao Manny. I sigilli. Questa, nel dubbio questa. Minchia, ma che mi stanno creando questa carta per me? Mi chiamo Gina Viffa. Così. Un'ultima questione. Il ritratto. Vai. Cheese. Sono pronto. Non serve sorridi. Oddio. Fa una flash. Ma questa è l'ora. Adesso ci vediamo in faccia. No, a caso. L'ha scelto la chat. Ci risiamo. Un altro sfidante. No, che bello. Forse è giunta l'ora. Forse sa già come funzionano le ossa. No. L'ingegnoso possum costa due ossa. Guadagno un osso quando una delle creature muore, qualunque sia la causa. Ma mo il gioco è diventato più complicato. Grazie a nome incredibile per il... Ok. Ma l'ermellino adesso è tipo il nostro Sans. L'ermellino. Ho attendo un osso. Non lo perderai finché non verrò usato. Ok. Faccalo. Ok. Adesso, se tanto mi dà tanto, io sacrifico questo e questo. Sì, mentre dormivi, sì, e mo mori, io devo vincere. Con i segnalini posso evocare Gino Viffo e farti del male. Vai, opossum, attacca i life points. Gioca la partita, viva tu cugina. La rana toro, Yu-Gi-Oh. Madonna, gli ossa che lamer. Vai, rana toro, attacca con tutta la forza che hai. Madonna, il serpente. Ecco. Siamo nella... Ma io userò tutti i scoiattoli per pararmi mentre gli faccio male. Che cazzo me le fotte. Bam. Hai perso. Non ancora perso. Non sta cagando niente. Quindi io. A parte che io ho finito le carte. Quindi va bene così. Vai! Bam! Olè! Siamo i più forti! Sì, ho perso prima. Perché quello ha barato, mister. Non si fa così. Va, ricominciamo. Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. Oh, è rotto il cazzo, eh? È di fianco alla cassaforte. Ma se io lo derubassi a quest'uomo. No. Questa è, no? Mamma mia. Dammazza cagna che... Dammazza cagna. Dammazza cagna. Niente. Queste? Questa è la mano d'ovo? Posso vedere la mano d'ovo? Ma scusa, è questa? Ma non me la fa prendere. Mi sta prendendo per il culo. È vicino alla cassaforte. Questa è la cassaforte. Forse non è questa la cassaforte. Sto flashando. Ah, è questa la cassaforte. Vaffanculo. Prendo questa. Tiè. Secondo me se va a toccare qualcosa, eh. Morgatto di nuovo. Se effetta a sognare che dura fragile, riesco a configgere su zone. No, io voglio il gatto, regà. L'esile coyote. Quattro misere ossa. Ritorna la mano dopo la morte. Non male. Ma io prendo lo scarafaggio. Anche se forse me... Per fare circolare il sangue. No, no, andiamo, andiamo. Dammi gli oggetti. Una raffica prodotta da questo ventaglio è in grado di sollevare in aria le tue creature anche solo per un turno. Il suo sanguinamento conferisce 3 di sangue se riesci a sopportare il belato. Non l'ho capita. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. Questa è che voglio capire, cazzo, è. Se andando. Essendo già sovraccarico. Aspetta, fammi andare a cercare. Non sono un tiranno, voglio alzarti ogni volta. Mi dia il tempo il prossimo incontro. Ma tieni giù le mani e io mi frego tutto. Io mi frego tutto. Balzo potente. Una carta che possiede questo sigillo blocca una creatura avversaria che porta il sigillo volante. Ok. La rana toro. Colpo biforcuto. Attacca in spazio a sinistra e a destra. Minchia, colpo triplo.
Una carta infossiata di questo sigillo muore e viene liberata la creatura. Ok, tipo un rantolo di morte questo. Poi, amante dei ninnoli, quando giochi una carta e possiede questo sigillo, riceve un oggetto casuale. Vabbè, pieno di roba. Questo posso prendere? Qui c'ha tre lancette. Oh, qui c'è una cassaforte, posso aprire? Devo trovare tre numeri? Devo trovare tre numeri? Devo trovare tre numeri? Devo trovare tre numeri? Dove li posso trovare i tre numeri? Ci sono tre numeri in questa stanza? Ma che sono tutti rompicapi? Pure qua tre numeri. Ovunque tre numeri? Sì, ma va, li trovammo. Hmm. 0111. No, non credo. 273. What? C'era... Scu... 2 7 Voilà! Ma quello mo' m'accortella. Ho trovato la chimichanga! Oh, ciao. Non sapevo con certezza se sarei mai fuggita. Ma quella cripta di ferro c'è. C'è l'ermellino nei dintorni, sì. Il lupo radi... Sì. Questa follia deve finire! C'è una chiave. E apro qua. Apra. Che ci sarà? Sì, vabbè. 2, 1. Non ha già capito. Non sto ca... Bello, lui ci guarda. Non sto a capire. Perché 2 su 5? 2, 1... Questo sarà attacco e danno? Che è una partita questa. Ok, così è 0 su 5. Così è 5 su 5, eh? Così è 3 su 5. Ok. Cioè, devo vincere la partita. Erlucertola! Oh, sono intelligentissimo, Reia! Come si permette? Guarda, l'ho già indovinato. Ok, eppure qua devo fare 5 su 5, solo che è una partita real. Allora, questo... Allora, così è 0 su 5. Allora, questo c'ha il volo. Questo non si muove? Attenzione, questo non si muove. Che fa la lucertola? Insomma, manco che fa la lucertola. Vabbè, quello poi lo vediamo. Come ci siamo arrivati alle slot machine? Perché sti giochi te fanno... Ma già finita sta stanza, un po' strano, eh. Forse le stanze variano, ma se io facessi arrivederci, grazie. Niente. Allora, questo è volante. Ma poi 0 su 5 fisso, strano, eh. Così è 1 su 5. 4 su 5 senza senso, guarda. Mamma mia! Con l'istinto delle carte! L'istinto delle carte! La formica operaia! Creature formidabili molto bene, aggiungerò al tuo mazzo. Per i futuri sfidanti! Mamma mia! L'istinto! Marina... Forrei, allora cosa? Il culo?
Assistere al valore del danno. Sì, ho capito, ma non avevo capito bene. Qui, qui mi manca. Non è che qui nel libro c'è un altro. Un altro schizzo. Specchio riflesso. Campana. Questi non te lo dico. Dono dell'ambidestro. Minchia quante. Minchia quante regole. Scoiattolo in bottiglia. C'è sta tutto qua comunque. Eccola. Quando la carta. Una carta che possiede. Quando la carta una carta. Quando la carta una carta che possiede questo sigillo sta per essere colpita, al suo posto compare una coda. E una carta che possiede. Sì, vabbè, ciao. La carta una carta. Bene. No, c'era solo. Dov'è l'altro codice? Qui che orario devo mettere? Non posso mettere le 2.73. Ah, il quadro è una combo che devo fare. What? Ok. Allora. Scoiattolo e vipera devo fare combo. Perché? Ma qui stanno degli occhi. Vediamo ogni centimetro di questa stanza. No, aspetta, 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 aspetta. Dopo giochiamo, sti calmi. Qui. Non c'è niente da cliccare qui. No. Qui ho risorto. Qui. Sto coltello. Qui c'è una corda e un coltello. Ci trovo a mettere qualcosa. Ah, ma ci stanno pure i piani di sotto. Vaffanculo. No, vabbè. Io vado con l'istinto. Che mi contraddistingue. Due. Ok. Io non ho capito dove vince la partita, verso il basso o verso l'alto, verso il basso. Quindi no, così io faccio danno da qualche parte qua a destra, presumo. Farà il fine di Sonic Pikachu? No. Verso l'alto, verso il metaverso. 4 su 5, non so perché. Perché questa dovrebbe attaccare verso di qua. Va bene. Ma quante carte? Lupo ingabbiato, va bene. Piano di carte, raga. Il quarto. Dai, questo me. Dammi un. Ok, questo così lo. Dammi un oggetto, mi serve un oggetto. Oh, è un casino sto gioco, eh. Una gabbia allupata, sì. Questa non si muove. Questa non si muove.
Io posso dirti che non ho ancora capito sto minigioco. Te la prendi con me se te lo dico? Perché così dovrebbe levare due? Poi queste due non si muovono, mi mandano i matti, quindi c'è poco da fa qua. Tre. Guarda bene i simboli, ognuno attacca verso una parte. Questo attacca a sinistra e a destra, questo attacca ovunque. Può essere? Però così leva due. Così leva uno. Perché così leva due? Studiali sul libro, sì, devo. Sì, però che angoscia. Voglio giocare un pochino al gioco di carte. Poi lo finimo. Stiamo a finire tutta la stanza, porca tro. No, non è brutto, Giorgio, anzi, grazie. Oh, attenzione, si parlano. Il nostro amico mi ha liberata. Beh, ho spiegato come fare. Hai un piano? Abbiamo un altro amico qui. Starai scherzando? Non lo definirei un amico. Ma suppongo che siamo nei guai stavolta. Va bene. Allora, vediamo questo che c'ha. Cioè, il lupacchiotto è diventato incazzato il coyote. Quindi. La cimice è tosta, eh. Quindi io metterei la cimice. Ah, la cimice costa le ossa. Metterei. Quanto c'è il melino? 3, ok. Metto lo scoiattolo qua. L'ermellino. Questo punto sei sicuro? Sì, perché dovresti parare il coyote. E mi dai una mano. Io quasi quasi prenderei lo scoiattolo. Però bene così. Vai. Ok, ha retto. Adesso prendo uno scoiattolo. Ho sbagliato forse a prendere lo scoiattolo. Vabbè, mettolo. Ok, vabbè, quello lo mando al suicidio. Io vorrei provare la capra. I TGC moderni così si imparano. Allora, questi dovrebbero. Questo dovrebbe sopravvivere. Ok. Vabbè, quello è diventato un lupo incazzatissimo. No, aspetta. No, formica operaia. Equivale al numero di formiche che il proprietario possiede nella sua parte del tavolo. Ah, più formiche c'è più. Ah, ma ho capito pure quella là. Allora, io lo possum lo metto qui. Poi lo sacrifico e metto la formica operaia. No. C'ho un'idea. Ok. Vediamo un po' sta capra. Ok, costa 1 la capra. Ermellini, mi dispiace. Ok, c'ho un osso così potrò evocare quell'altra. Eh sì, Ermellini. Poi posso evocare la cimice. E poi io butto la capra nera. Così vediamo che cosa mi dà di vantaggio. Ho un po' sprecato le carte, però. E devo provare. Ah, forse doveva sanguinare. Non doveva essere sciottata. L'ho sprecata a livelli clamorosi. Vabbè, allora mali estremi. Estremi ciuchi. Può terminare questa partita lentamente. Cioè? Sì, accetto la resa. Bella, bella. Perché mi stava un panica. Che mi ha dato? Uovo di corvo. Un corvo che sta per nascere. L'incubazione non rende meno subdolo. Oh!
Siamo diventati una carta! No, bellissimo! No, che pezza! Più due cuori. Sebbene i 10 occhi affamati intorno, ma scarta la salute. Ok, ok. Allora, scegli qual... Non te. Oh. Cazzo, c'è una pippa, diventa una macchina da guerra. No, qualcosa che costa uno. Oppure lo possum. Lo possum sarebbe una bella carta incazzata che costa... Lo possum. Lo possum. 1-3. Diventa una bestia. Voglio potenziare carte debole. No, no, Gina Pippa. Quelle che uso di più voglio usare. Che strano. Perché non riesco a ricordare il suo nome? Credo di aver perso parte della mia memoria durante il bagliore. Il bagliore. Noi siamo questa, quindi. Eravamo questa fischelletta. Vai te scoglia. Ah, fammi vedere che c'ha. Il passero che vola è il coyote. Metto davanti al coyote. Poi non posso sacrificare un cazzo. Ma perché non guardo prima? Porca troia. Me la devo tenere. Me la devo tenere. Me la devo tenere. Come la sciotta? Forse no. Forse sì. Vabbè. Cesi tranquillo che qui niente è uno spreco, tutto è per imparare. Basta, non guardo basta la chat, che qualunque no, no. cosa tu faccia. Grazie, Sir non Dran, guardare ciao. Le chat che Jerry e Tiranno stanno a pararti dagli spoiler che Buffon si deve scansare proprio. Vabbè, lo risacrifico così almeno dopo prendo due ossa, perché ormai sono un pirla, me li devo tenere. Se no vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Allora, combo. Combo della vita. Voglio vedere sto lupo ingabbiato. Ok. Muccia zero. Ah, perché c'ho pure la puzza alla cimice. Ottimo. E me tengo girabi. Vai e colpite. No, come l'alfa. Perché l'albero mena? Perché l'albero mena e nessuno mi ha detto niente? Mi sa che perdo, raga. Mi sa che mi gonfiano di botte. Ma se io sacrificassi questa, me lo fa uscire dalla gabbia? Alfa potenzia la gente, quindi lo devo shottà. Non me lo fa guardare l'abilità. Io penso che appena... Aspetta. Ma il sigillo è questo. Ma qui non c'ha sigilli questo. Questo è... devo aspettare con l'ammazza. Là devo fare per forza. Devo sacrificare questo. Sto un po' nella merda, eh. Adesso mi devo parà. Anche se... Allora, dai, uno con una, uno con una, uno con una, una. Boh, non lo posso, me l'hai fatta, mi arrendo. Ma se io adesso lo ammazzassi, se non accettassi la resa, la resa. Eh? Non accetta mai la resa, che non si sa mai, va. Dammi ste fratte. Prendi più soldi e non accetti resa. C'è una trappola. Trappolone! Lunga la storia fermava un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di spiegabile nel suo aspetto, ma è stato presto distratto alla sua merce. Oh, ma lui si mette... Lui fa proprio il roleplay. Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Non ti conviene da più punti. Ok, raga, grazie. E il cacciatore con merce in denti. Denti che si raccolgono nelle battaglie. Si ottengono infliggendo un danno superiore a quello necessario per vincere una partita. Prendi una pelle in omaggio. Visto che qualità... No, no.
Ma non ce l'ho i denti, allora che cazzo vuoi? Grazie del tuo tempo, ma levate. L'uomo ti ha garantito le peli sono di valore. Sembra inutile il combattimento. Però ha accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Quindi adesso c'è una carta inutile. Io prendo gli oggetti, anche se è potenziale no, prendo gli oggetti. Il ventaglio non l'ho ancora provato. Giusto per provarlo il ventaglio, a costo te perde. Teschio! Vediamo, eh. Non è facile, eh. Allora, due coyote e una roccia. Il coyote leva due, il coyote leva due, la formica c'ha due. Il ventaglio. Questo turno le dorature attaccano come se fossero il sigillo volante. Ok. Per ascià. Io mi tengo il coniglio. Io mi devo piasti i danni. Devo piasti i danni. Allora. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, infligge un punto danno al nemico che l'ha attaccata. Merda. Uno scoiattolo. Un altro scoiattolo. Merda. Quando una carta è possibile, una sua copia giusta. Ok. Dobbiamo scoiattolo. Porca troia. Ok, così almeno mi paro. L'unione fa la forza e la fusione delle formiche. Quando gioco una carta e possiede questo giro, una formica. Perfetto. E adesso. Morte e distruzione. Ok, ci siamo liberati tutto. Guarda che sono buonissimi gli scoiattoli in bottiglia. Sta a me già? Allora. Dovrei spaccare la roccia. Mamma mia, queste formiche sono delle macchine da guerra, eh. Oh, cioè, dolore. Merda. Adesso mando lo scarafaggio incazzato come le faine. Perfetto. Vai verso la libertà. Ci siamo pure liberati dalla roccia, però. Come non ha ossa? Sì, sì, l'ho messo adesso, raga. Sono il giocatore migliore del quartierino, per favore. La rana sorcio. Guarda che avanzata di gente. Incazzata col mondo e con la libertà. E perdi? Quelli sono i miei dentini in più. Ok, prima di andare avanti, perché siamo arrivati quasi al boss. Finiamo qua. Adesso abbiamo capito che questa. Ma così è uno, perché? Ma perché è uno e non è due, ragazzi? Cioè, io devo menare in alto, no? E così faccio due danni. Oppure devo menare in basso. Dal basso verso l'alto. Scusa, raga, questo dovrebbe fare un danno e questo dovrebbe fare un danno. Quindi due danni, perché ne fa uno? Molto semplice. Ma la lucertola sta a destra. Cioè, che cazzo. Tu sei quello di sotto. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, questa è mia o no?
Non che... Aspetta, forse... Questi sono i mostri miei, questi tre solo. Ecco, appunto, è come una partita normale. Ah, ecco. Solo questi tre sono miei. Ah, porca troia. E quindi... Allora, così io riesco a fare due danni, Dio solo sa perché. Tu puoi far diventare le carte 2 dell'avversario, appunto. Ok, questo è fa due danni, non so. No, perché gli stavo a coprire la visuale. Ok. Così mo c'ho quattro carte. Quello con le frecce. Lo so che non colpisci in avanti. I danni non sono in contemporanea. Agiscono da sinistra a destra. Quell'avversario pure stanno sulle zampe, eh. Ok, così attaccano tutti tecnicamente. Questo non si muove. Questo non si muove. Poi questi due non si muovono. Questo è un casino, eh. Difendono se le avversarie stanno sulle zampe, perché se no, no. Cioè, se le spostassi qua. La lucertola. Non mi ricordo. Minchia, che bordello. Tu non hai capito il sigillo, le frecce. Eh no, ancora non l'ho visto in azione. Però presumo che questa attacca di qua e di qua. No? Non credo che sia così difficile. Questa invece, chi mi attacca riceve un danno. Ah, la lucertola è esposta a destra se viene attaccata. Ma veramente? Quindi così gli lascio campo libero. E infatti va là. Quindi deve essere così, per forza. Così allora certo viene attaccata. Se io sposto questo qua? No. Boss. Oh, un procione! Se non si incontra lei, questa scultura di danni non ha significato. Ma lei chi? Col tempo può prendere il suo potere. Ok. Abbiamo finito anche questa. Easy. Io ho capito relativamente poco. Ma io tutti sti oggettilli dove ce li ho? Grazie Criostino. Ma io in questa stanza ho fatto tutto. Ditemi solo sì o no. Qui c'è un teschio. Mi fotto i suoi averi. Finché non abbiamo incontrato lei. Ma chi cazzo è lei? Vabbè.
Allora, il subdolo corvolo, il flagello dei cieli. Avvoltoio tacchino, sei un tacchino. Papa Castoro, cosa c'è di che? Cioè, per questo solo per sapere che vuol dire di che. Cioè, mi fai muri? Mi fa muro? Vai, potenziamo Gina Pippa. Bella scelta di gioco, grazie. Ciao, ciao Cavalier Pancake, grazie. Per il mio gioco preferito, l'iscrizione del Muori Cuore Rosso. Grazie. Smettila. Fa ciò che devi. Ah, tu vuoi andare? Ti mando a te? Oppure mando l'opossum? No. L'arana d'oro? Manda a te. Che costi poco, diventi un solidissimo 2-2. Scardata la cimice. Non credo se mangino la cimice. Ok. E adesso vai col boss parte 2. Cazzo, stavolta ce la dobbiamo fare. Perché mi ha spento? Sono proprio assaggiare la tua capacità con una posta in gioco alta. Con la fiamma potrai superarlo oppure morire. Non temere, ti lascerò tenere il fumo. Cioè, ma come il fumo? L'incessante sferagliamento rivembra. Il sentiero è stato bloccato da una figura grottesca. Dai, il prospettore! Allora, qua dobbiamo giocare bene, eh? Lui c'ha sempre il coso e il coyote. Il coyote mi spacca lo scoiattolo. Quella carta è possibile, se ci sono muore. Oh, buono. Ok, lo mando qua così mi para. Lo scoiattolo me lo tengo e dopo procco tutto il proccabile. Oppure potrei cagare la rana toro. Ma posso sacrificarla alla pelle di coniglio? Me la tengo, intanto rana toro. Ma me... non mi dica che questa non la possono colpire, perché veramente sbrocco, eh. E devo sacrificarla. Andiamo, piazzo. No. Ossa a volontà, infatti. Pescamo. Lucertola. Merda, però. Merda. Formica regina, lucertola. Ah, non posso cavare sangue dalla pelle del coniglio. Vaffanculo. Oh, non mi è uscito niente con le ossa, oh. Vabbè, dammi due crine. Allora, io per non rischiare devo prendere il coniglio. Cioè, ho scoiato. Così me la slucertolo. Vai. Oh, dammi uno con le ossa. Porca puttana, oh. Però dovrei tornare. Niente, niente, vado così. Guarda se perdo, eh. Quello è un doa. Quanto rosico, quanto rosico. Quasi quasi. Quasi quasi parte 2. Ok. Ok. Quello poi mi dovrebbe dare una carrettata di carte. Dacce le carte che ci servono. Mamma mia. Mamma mia l'avvoltoio. Mamma mia l'avvoltoio. Forse me lo te... mi sa che me le tengo le ossa, perché dopo fa lo stronzo. Al danno in eccesso. Il danno in eccesso non viene sprecato. Viene da sferire la carta e si trova dietro la carcassa. Buon per te. Ah, figo.
bastardo. Le ossa me le tengo, cazzo. Qua è un bordello, eh. La vipera sciotta poi, eh. Merda, ho sbagliato. Volevo evocare la tartaruga, ho fatto una cazzata. Vabbè, tanto la talpa non fa un cazzo. Quando uno spazio noto sta per essere colpito, una carta è posizionata sul giro disposta in quello spazio per ricevere il colpo. E allora vaffanculo, va. Però sono sprecato troppe carte e dopo... Vabbè, tanto... vabbè, lo devo fare, lo devo fare. Così sciotto pure la vipera. Va bene così. Perché si rita sta a me? Rista a me, ottimo. Prendo un altro scoiattolo. Farmo, farmo, Cristo santo, farmo. Farmo tutto. Ora si perdo, eh. Poi quello diventa pure incazzato. Volevo tenere gli scoiattoli per dopo. Dammi uno da uno. Stai facendo il prospettore di nuovo. Boss facile. Il mulo è cruciale, lo so. Mo fa il lavoro tuo. Dopo gli mandiamo l'avvoltoio. Ok. Bra. Bim bim bim. Si passa in vantaggio. Scoiattolo. Bim bim bim. Piano piano, piano piano. Farmo gli scoiattoli. Fim fim fim. Fase 2. Dai, adesso sto a capire come funziona. C'è dell'oro in quelle carte. Ma mo diventano tutte d'oro? Eh sì. Ha colpito dell'oro. Ok. Quel lupo ingabbiato l'ha nascosto per una ragione, perché è incazzato. La carta... ma... credo che nasconda qualcosa. Io non posso fare assolutamente un cazzo, quindi questa prima mano devo abbozzare. Ok. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Fagli male, buffo! Perché non l'ha attaccato? Perché cazzo vola questo coglione? Porca troia, no! No! Vabbè. C'ho tre scoiattoli. Eccolo il lupo ingabbiato. Vabbè, comunque non... va bene, anzi. Vinco easy. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto! Gli ho rotto le chiappette! Yep! Permetti di accedere ancora una volta alle due candele. Non è il momento di ucciderti. Ok. Fase 2? E da adesso è poi qualcuno sconfiggeva il boss. Come ricompensa è concesso l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli un'attenzione. Non si scherza più. Voglio il drago bianco Ripperotti. Meh, no. Povero bambino abbandonato. Isaac, se mi ha seguito non muore. Bambino 13. Vabbè, questo è il gatto. Una spera essenzialmente noiosa. Cazzo. La sua forza bru... no, no, più il feto. Voglio le cellule staminali, grazie. Hai proseguito ciuto con il suono del piccione del prospettore che ancora rimbombava nelle tue orecchie. Grazie, Jack. Andiamo avanti. Una tomba. L'odore rancido di putrefazione muffa ha impregnato l'aria. A ogni passo in avanti ha sentito rumori di creature che strisciavano e scivolavano nei pro rush. Ti sei incamminato con coccatella nelle swamps. Che è quella X? Qua dobbiamo sacrificare la carta? Ti sei imbattuto in un piccolo avamposto del bosco. Ci sono una donna misteriosa. È lei? È lei?
La commerciante comprò il vecchio cacciatore. Aveva un aspetto inquietante, ma sei stato un acculizzato le sue offerte. Ti spero esamino quelle due pelli? Ma te do dalla capoccia? Posso barattarle tutte. Prendi il tuo tempo. Che sepiamo? Che fa l'alce maschio? Che fa l'alce maschio? Alla fine del turno il proprietario, una carta in possesso di questo sigillo, si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Le creature che si trovano sulla sua traiettoria vengono spinte nella stessa direzione. E beh, che le butta fuori? Questo alfa mi sconfinfera. Vabbè, me lo so preso. Va bene. Io andrei a sinistra. È lei? Ma non mi... Quindi mo stiamo da lei e c'è ancora la maschera. Io ancora non ho fatto sta combo. Qua abbiamo aperto tutto, regà. No, ce ne stanno altre, sono nuove. No, sempre loro. A me sto orologio mi puzza. Promo 273 pure qua. 2 7 3 Cucu. Niente? Me puzza perché si deve aprire. E queste sono tutte le possibili. Sotto al tavolo? Perché qui si può andare. Manca di che puoi spostare la visuale. Qui c'è un cazzo. Qui ci stanno gli omini. Sotto magari manca di. Qui è 0111. Qui ci abbiamo fatto. Qui c'è un coltello che non si può muovere. C'è. Grazie da ieri da stiro. Ci vuole buon occhio per vedere bene l'ora. Ma non so che dovrei mettere. Ma cioè adesso posso risolvere? Il mappamondo? Aspetta. Sicuro c'è scritto qualcosa. Non c'è un cazzo qua, strano. Lo può risolvere solo a bucio di culo, non mi pare. Ok, c'ho l'idea. A mali estremi. No, aspetta. Bene! Non ci credo. Cos'è successo? Cos'è successo? Non ci credo. Ma che ore erano? Che ore erano? Mi entra? Siamo sposati adesso? Però manca quella sotto. No, ma che culo, dai. No, vabbè, dai. È stato veramente assurdo. Che ci devo fare con l'anello, mo? No, che culo. Che culo, regà. No, sta roba culo, eh. Ma tu, metà, tutti oggetti che io non posso manco vedere. Vabbè, io gioco, poi c'è. C'è. Allora, voglio andare a vedere questo perché non l'abbiamo mai visto.
Ha trovato delle pietre d'aspetto familiare, ma avevano qualcosa di strano. Ah, no, è sempre il sacrificio. Non sarebbe stato piacevole. Chi sacrifichiamo? Allora, dobbiamo sacrificare qualcuno con potere. Lupo alfa. Il signore delle ossa è rimasto soddisfatto al tuo sacrificio. Un turno meno del signore delle ossa inizia ogni battaglia con un osso extra. Buono. Totte di osso e esce la povertà, creatura alfa, sei ripartito. Buono, buono. Queste muoiono proprio. Vabbè, una passiva mi ha dato. Tiè. Fammi a botte, va. Allora, il bambino. Quindi posso cagare subito con nessuno. Allora lui parte con due api incazzate. Quindi io parto con scoiattolo. Feto. Qui non dovrebbe attaccarmelo. Perfetto. Va bene. Ci posso stare. Adesso mi conviene questo. Vado così. Vado de castoro. Intanto il feto è immortale. È diventato incazzato. Il bambino non ha gradito. Il bambino non ha gradito. Tiè, t'ho creato un muro in tre turni. Fategli male, buffo. L'ha messa la cimice. Non si preoccupa. Oh, però mollape mi ucciderà per sempre, cazzo. Continua a farmare. Vai, vai, spacca, spacca. Mamma mia, sto a far del male. Aia la mantide. Aia la mantide. C'è una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio, ti ritrovo. Cioè, c'è scritto qualcosa. No, i puntini. Vai, vendicate. Fagli male, Ermelli. Che pessima giocata. Perché? 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 Stiamo a vincere. Prendo uno scoiattolo. Anche se forse mi conveniva un sacrificio. Ole! Ma perché mi odia? M'ha dissato. Cacciatore, chi era? Buonasera. Ah, e belli. Ah, mo ce l'abbiamo. La prima è gratuita. Prendiamo il top. Il top di gamma. Grazie. Arrivederci. Prendo questo. Molto gradito. Lo gradisco. Grazie. Mo andiamo dai nostri amichetti del villaggio. È una Pokéball quella. L'ermellino e il sunderino più uno danno. Vediamo a chi lo possiamo dare. Magari una creatura vuole potenziare. Sì. Bello che lui prende i pupazzetti che stanno là. Per favore no. Vabbè, allora no. Scegli con saggezza. Il bambino. Però il bambino poi diventa pazzo. Era meglio il gatto del bambino, eh. Molto meglio. La rana toro, che mi trovo a usarla spesso. La famo diventare 2-2. Come sopravvissuto a cominciare a strano coltello alla tasca, sì. Magna delle rane. Vai. Attenzione, dopo ci sono due simboli che non ho mai visto. Nessuno dei due. Il bambino si incazza, però mi piace di più il gatto. Aia. Allora, Martin Pescatore che c'ha una carta. Si immerge durante il turno del suo avversario. Le creature nemiche possono attaccare il tetto e il proprietario. Ok. C'è un castoro. Ah, il lupo. Dobbiamo provare il lupo. Ma anche il bambino. Quindi direi scoiattolo qua. Bambino qua. Così non me lo colpiscono. E piamo i danni. Aia. Allora, questo. Evochiamo. Io volevo che il lupo ingabbiato, però cazzo. Ma sì, evochiamo il lupo ingabbiato. Vaffanculo. Così, paro. Quello è diventato incazzatissimo. Colpite mio popolo! Aia. Guarda, si perdo, eh.
Allora, no, io devo. Potrei. Ma se io. Scusa, ci provo. Non posso sacrificare sta carta, vaffanculo. Però faccio così. Oh, è tornato un cazzo. Vabbè. No, non l'avevo capita. Potrei perdere. Ho perso? Ho perso, cazzo. Ho perso, cazzo. Cazzo! Dove vado? Qui dal sangue, va. Regà, non ho, non ho cap devo capire bene le carte. Non scegli una bestia specifica, ma il costo che desideri pagare. Allora, c'ho troppa con le ossa. Mi serve quelli da uno. La rana toro, va bene, guarda. Sì, va bene, me la prendo, me la prendo. Non devo perdere fino alla prossima manche. Dammi i cuori, dammi i cuori. Niente, sempre il danno. I 10 occhi affamati intorno ad essa abbiamo smorzato l'accoglienza. Vuoi scaldare una creatura che c'è al fuoco? Mo' stavolta metto il ragazzino. No, 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 no. Questo perché non vuole. No, mettiamo ragazzi. Il feto! Però a me non mi piace perché i volanti mi stanno sul cazzo. A me mi serve la gente che para. Ok, c'è sta un ceppo lì davanti. Guarda, c'è una terza carta parlante da qualche parte qui intorno. Personalmente odio quel tizio. Il più grande guazzavesti di sempre, ma è l'unico tra di noi che con un piano. Devo trovare sta terza carta. Starà dentro quel cazzo di. Quelli mi meneranno sempre e comunque. Questa abbiamo capito che non ci fa un cazzo. Devo mettere davanti al coyote. Tanto quelli non li posso parare. Mi conveniva potenziare lui, porca miseria, basta, sì, eh. Ma ho pescato prima, sì. Ma mi è sciotta. Sì, ma io perdo così, eh. Ho perso. Aspetta, a meno che questo mo non mi pari. No, ma. Forse sì, però. Aspetta. No. Ma se mettessi la pelliccia tipo qua, mi para. Ok, ho ritirato un po' su. Fatto una cazzata a metterla all'ave. Fatto una cazzata. Gli oggetti, è vero, mamma mia. Questo. Prima pesco una carta, sì. Ho capito. Io devo sacrificare qualcosa per poter cagare sto scarafaggio. Però che cazzo sacrifico? Ah, pelliccia ne la posso sacrificare. Ah, pelliccia. Ok, lucertola. Vabbè, sacrifica ermellino. Vattene a fa culo ermellino. Perché ho messo la pelliccia qua? Sono un coglione. Vabbè, dammi una mano. Aia! Vabbè, meglio il dente che la morte. Ma questo funziona pure con gli alberi, non credo proprio. Ah no, poi questo è muore e si aggiunge la copia. Oh, senti. Grande coda sferzante! Io non so che sta a succedere, però sto a regge. Scoiattolo. Scarafaggio.
Vai, colpisci. Ma no, certo la si è messa proprio. Ragazzi, siamo nella cacchina qui, eh. Dammi uno con uno. I miei omaggi, ti voglio bene. Ti voglio bene, vai, uccidi. Che partita del cazzo, però. Mamma mia. Mamma mia. Serratissima. La lucertola è inutile. Il castoro. Ma perché ho... Guarda, io pure perché ho messo la pelle là. Sono proprio un coglione. Dai, 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 che sto a vinci. Dai, non so come sto a rigirare sta partita del cazzo. L'opossum. Ok, adesso la lucertola dovrebbe fare botte pure lei. Quindi mi dà la carica giusta per iniziare la giornata. Ok, no, rimango così. Madonna mia, oh. Forse vinco. Mamma mia, era persa, eh. Dammi uno grosso. Ah, è il lupo, dai. Allora, io sacrifico due. Quindi io questo prendo. Poi metto l'opossum. Anche tu. Resistente a uno scarafaggio, vabbè. Posso mettere l'opossum, perfetto. Vai, fai a botte! Ho vinto! Mamma mia, signori! Che safe assurdo, Real! Perché sono il giocatore migliore del quartiere! Però la vedo grigia, eh. Ciao, Maluco, grazie! Ho visto la skill nei miei occhi! La vivace mantide sulle zampe. Raptatore colpisco di assista che a destra. Ranatoro tutta la vita. Ranatoro is the safest shit I ever met. Guarda, dovrei andare qua per far figo. Però voglio vedere qua che c'è che mi sono scordato. Ah, il sacrificio umano. La scelta è tua. Allora, io sacrifico. Il castoro. Beh, perché mi dà... C'hanno tutte in effetto. E metto il castoro. Ah, no, non ancora. Beh. Ah. La pelle. Ah, la pelle serve. Ma se io... Cioè, senza senso, guarda, guarda, va, sì, ma sì, ma... Voglio vedere che succede. No, guarda... Ho creato la macchina perfetta per la difesa dell'umanità. Tu metti quella, non ti attacca più nessuno. Uno ripugnante. Uno mastodontico, proprio una certa grandezza. Estratto un uncino, un mucchio di pesci. I'm a pirate. Ma perché no, cavaliere? Sono il pescatore. Allora, vediamo quanto parte cattivo. Ah, non te fa, te fa vedere a malapena qua. Ok, allora ci abbiamo. Mamma mia, stiamo incazzati. Noi andiamo de scoiattolo. Che sacrifichiamo. Hai attivato la mia ca... Sacrifico per giocare bambino 13. Bambino 13 ha la skill che può essere sacrificato quando vuole. Si trasforma in bambino 13 incazzato. Posso evocare specialmente Ranatoro. Vai, attacchi Life Pile. Potevo risacrificare bambino 13, mi sa. Quale pesce? Schietta il figlio. Che? Mo che? Che gli hai fatto? Che gli ha fatto? Che gli ha fatto? Tu pensavi di avermi fregato? Ma io con la sua skill posso sacrificarlo per annullare il potere. No, non ho annullato il potere, ma comunque l'ho sacrificato. Ha cambiato direzione. Vai, scelgo te! Ho vinto. È un coglione. Sono troppo forte per questo gioco. Ah no, merda. Merda. Meno male che non mi ha trasformato le carte. Me l'ho completamente dimenticato. Secchio di esche. Va bene. Mamma mia, lupo sneaker. Sono out di carte. Mamma mia, ma
Vai e colpisci! Minchia. Minchia. Ho vinto! Sono il campione! Rush! Rushato! Lasciami accendere nuove due candele, va bene. Mamma mia, sono troppo pro. Pescatore vedrà molto bene. Puoi scegliere una carta rara. Non morirò più, ragazzi. Ormai ho le carte per vincere. Strana larva, ci piscio. Uomo ta... Il fedele uomo talpa alla difesa. Bono! Un altro bambino pure, eh. Oh, cazzo, doppio bambino sarebbe il top. Ah, che poi questa è una capoccia. Io pensavo fosse questa la capoccia, fosse un feto strano. Invece no, un draghetto. No, l'uomo talpa... No, l'uomo talpa, ragazzi. L'uomo talpa. No, la larva mi fa schifo ai cani. Allora, ha preso in considerazione di barti uno dei pesci del pescatore, ma l'odore ti ha dissuaso. La cena dovrà attendere. Si va alla terza mappa! Ma abbiamo finito il gioco? È finito? Vediamo. Però aspetta, aspetta. Ma una folla gelida di vento si è infilata nei tuoi polmoni in maniera sgradita. La bellezza della neve che cade leggera non è riuscita a distrarti al gelo delle tue ossa. Sei risalito fino al confine innevato. Para, para, pa. Senti, io devo aprire qua. Sicuramente è qua. La carta è qua sotto. Vero? Questi mi stanno a dire che devo trovare sto tizio, ma... Si muove tutto, pure sto teschio. Beh? Drago bianco, occhi rossi. Beh? Che bisogna cliccare tutto? Siamo a quel punto del gioco? Attenzione, è entrato qua dentro. Qui magari c'è qualche scomparto segreto. C'è qualche tastino Indiana Jonesino. Si è acceso il teschio, ma che cazzo ci faccio? Che aveva detto l'ermellino? No, questa l'abbiamo finita, non ci credo. Ah boh, vaffanculo, va. Qui sono pulsanti? Lo so che devo trovare la terza cante. Ah, devo... Ah, il lupo ingabbiato. Ah, quindi vanno avanti. Devo per forza giocare sto cazzo di lupo. Va bene. Allora, andiamo di qua. Vediamo sto lupo di merda. Martin pescatore. No, non mi piacciono le carte. La quintessenza della capra. Il sacrificio per eccellenza. Ah, questa se la... Ah, non male. Non ma... Ah, mo ho capito, la devi sacrificare. Andiamo al falò. Però forse sarebbe stato meglio andare a destra. Mi servivano gli oggetti, porca tro. Oh, due di vita, ottimo. Due di vita, a chi li diamo? Comunque c'è un mare di carte, non le possiamo buttare le carte. Stiamo cominciando ad averne un po' troppe. Gina Pippa è fortissima. Io vado a Gina Pippa. Alla nostra me precedente. Vediamo se si mangiano gli esseri umani. Secondo me questa se la mangiano perché è umana. No, ok. Ok, la foto è uguale al tizio davanti a noi. Questo chi è? Cazzatissimo. Chiunque sia. Aia. Lo stemma del corvetto. Che culo, Gina Pippa subito. Allora, ro... Perché c'ha l'anticristo? Ah, c'ha un effetto in più. La talpa. Minchia, subito partiti così?
Allora, scoiattolo. Bambino. Me li prendo tre danni, cazzo. Me li prendo. Perché tanto io li ridò pure. Dopo prendo uno scoiattolo, sacrifico tutto e mando giù una pippa. Minchia, arrabbiatissimo, eh. Ok, scoiattolo. Metto qua. Gina Pippa, vai e colpisci. Vai e uccidi Gina Pippa. Ok. Adesso posso. Però. Ma dove la evoco? Se io distruggessi Gina Pippa, dove me la fa vocare la formica? Scusa. Prova a distruggere il bambino 13. Non posso. Un attacco. Gina Pippa è una macchina da guerra. Ok. Adesso posso. Tipo fa così. Posso evocare infinito cost. Posso evocare infinito. Cioè ho vinto. Cioè. Adesso non mi servono più i scoiattoli. Ho vinto. Va bene. Ciao. Non mi esce il lupo, regà. Non posso usarlo se non mi esce. Oh, mo te do la pelle d'oro. No, ma. Vabbè, non. Ma. Fa. Ma. Cazzo! Vabbè. Andiamo a prendere le carte. Sacrifichiamo. Ma se sacrificassi il lupo. La situazione sta sfuggendo di mano. Qua devo sacrificare e basta. Questa è praticamente una cosa per buttare le carte. Cioè, non lo so. Sacrifico una rana d'oro? Sacrifico. No, lo posso o no? Che sacrifica la lucertola? La formica? Che cazzo sacrifico? Il lupo? No, il lupo no. La capra sacrifico. Beh, in effetti. Sacrifichiamo la capra proprio. L'anticristo è completo. Il signore delle nostre è rimasto molto soddisfatto. Che me dà? Che mi ha dato? Ma me fai legge? Vabbè. Secondo me se gli dai la pelle delle prese in cazza. Madonna, Madonna le ossa! Sono ricco. Sono ricco. Hai avuto fortuna, Sizi. Si può dire che ti sei fatto il mazzo e il tronlone. Ma il mazzo real, allora. Rana toro per pararmi. Oppure questa. No, rana toro. E poi cimice. Vai! Bim bim! Almeno mi pari 3. Però mi farà malissimo, cazzo. Merda, non c'ho i scoiattoli. Mo perdo perché ho sbagliato tutto dalla vita. Mo perdo perché ho fatto una cazzata, vabbè. Che dolore! Ciao via veloce, guardami perdere perché so stronzo. Però forse no. Ma perché zero? Ah, perché lui c'ha la cacca pupù. E pure questo. Ah, ma tu. Ma. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Ma tutti che me levano uno, ma come faccio? Ma come faccio a vincere? Alta, nessuno me lo deve insegnare. Sono il top. Vabbè, ho perso. Oh, boh, quello 2, incazzato. Forse questa la ricounteramo, sta buono. Che dolore! No, non perde. Ho perso. Ah, vabbè, ma ce n'ho 2. No, no, ce n'ho 2 dei candele. Mi stavo a cagare sotto per niente. Ciao, cavaliere, grazie! Trovo il muore della pelle come nuova, sì. Abbonati anche tu, grazie per lo spammino. Non dobbiamo più perdere, meno male che ci danno gli oggetti. Troppe, ragazzi, troppe.
Troppe carte mi è stata da. Ma Lontra non ci famo niente. Più l'alce incazzato. Dacci gli oggetti. Un oggetto potente, se la giri salterò. Beh, questa top per il boss, eh. Perché? No! No! No, non ho preso la clessidra! Ma io stavo vedendo gli oggetti, pensavano quei tre e basta! Ma Cristo Dio! Ma Cristo di un Dio! Vabbè, due scoiattoli sono buoni. Allora io gli oggetti, io vado di qua. Ce la faremo uguale. Genio un cazzo, Pine! Madonna, ma perché così incazzati? Ma perché? Vabbè, finché non è la cacca. Senti, mi sono rotti i coglioni. No, ma queste le devo. Queste le devo tenere per il boss. Le devo tenere per il boss. No, io devo vocacina pippa. Io devo vocacina pippa. E poi evoco la formica. Per forza. Per forza. Per forza. Macchina da guerra! Vinto. Beh, zero hit, signore. Però l'altro scoiattolo lo tenevo, eh. Uno da... due. L'antilope. Sembra abbastanza buono. E poi qua il sacrificio umano. Qua che mischiamo? La scelta è tua. Io leverei la luce. No, la lucertola. La rana toro. Scuderei qualcos'altro contro i volanti. Tipo un altro da uno. Vabbè, sennò che cazzo cambia. La talpa. L'alce maschio distruggo. Troppo, costa troppo. E glielo do a... cioè, boh. Al lupo. Senza senso alcuno proprio. Io non riesco a usare il coso. Non riesco a usare la gabbia del lupo. Dai, è con un altro boss. Oh, lo sta marasciando sto gioco, ma come so. Sono bravo a questo gioco, eh. Comunque mi sta a piacere. Poi mi stavo affognato con Yu-Gi-Oh, quindi gioco di carte. Un uomo stava dritto di fronte a te, un uomo che hai conosciuto immediatamente. Era il cacciatore. Ti sei allungato per esaminare la sua merce, ma ti ha fermato. Ah, mu, vuole far botte? Spiacente, oggi procurerai tu le pelle. Ma pezzo di me. Dai, dai, dammi qualcuno che evoco tramite osso. Niente, oh. Rana bizzarra. Trappola scattante. Ok, la trappola. Chi son cula. Non si pesca al primo turno. Allora, quasi quasi prenderei la hit. No, no, vabbè. Vabbè, devo pia un po' di botte, però pace. Poi cago giro pippa. Dovrebbe andare tutto bene. Ok. Scoiattolo. Ok. Ok. Ho sbagliato a cagarlo qua? Vediamo un po'. Forse mi leva troppo? No, non mi leva troppo. Cazzo. Dammelo da uno. Ma come la pelliccia? Ma la pelliccia non mi pare i danni. Non mi pare i danni la pelliccia. Forse sì. Lo dice proprio. Ma che ma la trappola uccide proprio. Ok, perso. Sì, vabbè, ma sì, vabbè, però dai cazzo. Dai cazzo. E vabbè, e siamo diventati una pellicina.
Ok, adesso ho scoperto che le pellicce sono utili. Facciamo un'altra carta. Comunque c'è troppe carte a una certa, eh. Forse non conviene più a troppe carte. E poi non mi capitavano più quelli con le ossa, cazzo. Dai, fammi una foto, dai, resta fermo. Non ti muovere, ora ho messo la macchina. Io devo pure passare. Per... Tieni, straight post. Cosa è capace... Hai idea di cosa è capace di fare? Dammela. Tieni. Questo momento da ricordare. Ammira la tua carta, cominciamo a scriverci. Pararara. Da qui ottenere il costo. Minchia, zero. Gratis. La potenza è la sua salute. Meglio 1-3 o 2-2? O quella per fa per proccare la formica. Ma così no. Due potenze e due salute, ma sì, sti cazzi. Una carta quale regolare i sigilli. Questo ce n'ha due. Vabbè, pure quell'altro. Vabbè, sì, sti cazzi, guarda. Famola a caso. Cacca pupu. Una carta da ricordare. Sì, sì. Buona merda sta carta. Dai, dai, fa. Cheese. Sì, sì, forza. Ma mo che devo ricominciare dall'inizio o mi sparo nei calcagni, eh? È fortissima, dici? È figa. Te lo dico. Quella fa 4 danni, se lo dite voi, vediamo un po'. Non ho un granché da scambiare quella, infatti. Un dono dal pescatore. È stato sconfitto in ricetta e vuole riscattarsi. Sarebbe un peccato del prospettore che sconfiggesse prima che gli venga data una seconda possibilità. Questo uomo è potente e può persino usarlo per rubare una delle mie carte. Ah, me danno oggetto. Non ne trovi altri lungo la strada. Usalo con saggezza. Pare che l'umile cimite sia riuscito ad entrarvi. L'ermellino c'ha un problema. Ma è stata giocata, così stanno le cose. Che volete? L'ermellino c'ha qualcosa che non va. No, che dall'inizio, che angoscia. No, non può scegliere una bestia specifica. Ti dice una tribù. Questi. Buono, la vipera. No, no, la vipera è buona. Andiamo avanti. Vabbè, adesso potremmo cercare di usare il lupo. È sputtata una donna vestuta da dietro una quercia. Davanti a te è disposto delle intricate sculture di legno. Ah, qua! Scegli. Teschio. Andiamo avanti col teschio. Buono, questo lo... Ti mostri i denti soddisfatta. È il tuo primo totem. Ora tocca il sigillo della morte. Marcherà ogni tua creatura scoiattolo. Ciò. Che? Gli scoiattoli che sciottano. Ma che veramente? Cioè, quindi adesso metto solo scoiattili. Roba sua scicchettosa, Levax. Ciao tizio giapponese, che spero tu sia vero e non una cosa che mi fa bannare. Scusa, se io lo metto qua. Non fa danno, però quelli lo attaccano e morono. Vabbè, metto. La vipera richiede due. Beh, guarda, è buono lo scoiattolo per cercare di uccidere. Lascia fare. Vai. Questi sono quelli sottomarini. Sta scoiattolamo? Sbagliato. Vabbè, famo così. Aia, lupo, incazzatissimo. E che palle però. Ok, no, c'ho la cimice. Mettiamo sto lupo ingabbiato, va. Ecco. Dai, menate meglio. Menate ye. Ok. Continuate. Eccolo. Liberare tutto qua. Che cos'era? Un lupo.
Mettiamo gli scoiattoli. Vai. Ma forse si è aperto qualcosa dalla... Ho vinto. Così. Che è successo? Qualcosa in casa? Si è liberato il pezzo di merda. Oddio mio! Oddio mio! Il pugnale speciale! E beh? Mo te saccagno quant'è vera la mannoia, Fiorella. E beh? E beh? E beh? Mo continuano a parlarmi. Sempre il clan di scoiattoli. Serpente a sonagli con 6 ossi. Va bene. Vediamo qua. Ma che ci faccio? Le ossa della vetusta donna hanno scricchiolato e cigolato mentre si avvicina. Le mani tremavano delicatamente. Dai, un'altra volta. Prendo il cervo. Che sta succedendo? No, io non volevo. Ma potevo anche non farlo. Vecchia donna, si tira all'oscurità. Non sto a capire che sta a fare, però va bene, ne so la fiducia. Sto combinando danni, è la prima volta che c'è il gioco. Stai modificando il totem per tipo di creatura abilità. Ah, la capoccia è il clan, ma ho capito. Mi sa che adesso ho capito. Allora, grande abete. Madonna, la cimice sta diventando mia nonna. Mia nonna che non sta bene, però. Che sta molto male. Vabbè. Dopo a 2 danni dal passero. Aia. La scoiattolo. Gli vado de lupo? Sì. Lo metto qua. La cimice qua. E vai con Dios. Pam pam. Ma perché Gino Pippa non ce l'ho più adesso. C'ho l'altra carta, eh. Che scammino. Che scammino piccino. Serpente a sonaglia. Vai vai. Gonfia gonfia. Stanno diventando sempre più esseri umani questi. Quindi fammi capire il trick. Non ho capito il trick. Più le sacrifici. I sacrifici più diventano delle bestie. Grosso scam che? Allora qui è un casino. Vado a sinistra. Fine del casino. Che c'è qui? Hai visto un uomo zoppicare accanto ai rocci? Mi hai colto alla sprovvista, incontrassi più avanti. Mi piace cosa azzaldo. Se la roccia sceglie dell'oro al suo interno puoi tenertelo. Questa. E olè! Non sopporto io l'onore a te. Ma dove vengo io? La promessa mantenuta. Grazie dei fiori. Che culo. C'ho proprio la skill dell'oro. Ok, sacrifichiamo. Piacere, rana d'oro. Allora, mamma mia, stiamo per creare l'essere perfetto. La cimice. Il lupo. Il... L'ermelino killer. L'ermellino killer che ha 3 di vita. Signori. Signori, 3 di vita. Questo mena, eh. Questo mena. Mo che è? Questi che separano. Va bene. Para. Ci piace. Scoiattolo, lupo, rana d'oro. Serpente a sonagli. Vai. Adesso mando. Allora lì c'ho un lupacchiotto. Vabbè, tanto para però. Nel dubbio. Rana d'oro. Ranatoro una sicurezza. Ma il pugnale che fa infatti? Metti un peso sulla bilancia. Ah no no no, mi serve. No, magari mi serve. Ok qua. No, quelli col boss magari. Li devi tenere sti oggetti. Ma mo ne posso tenere di più. Quando una oh, vabbè senza. Vai, tac.
Attack. Ok, lupo, serpente assone, scoiattolo, potrei evocare la lana toro. Metto il lupo al posto della cosa toro, dai. Forse no, forse sbaglio, dovrei tenermi la lana toro. No, perché tanto al turno dopo muore. Allora io sguiscio. Mi farmo le ossa. Così ho fatto il doppio danno. Prendo uno di questi e passo. Gonfio tutti. Aia! Istrice di merda! Dammi uno da uno. Sono io. Mamma mia, il killer. Il killer è proprio lui. Il più pazzo. Il più psicolabile. Sì, ti tengo in vita. Tu fai del male alla gente, però. Pesco. Non lo posso ancora mettere. Vai e colpisci. Vai e fai del male. No, col cazzo. Col cazzo proprio. Ti odio. Ti odio. Ottima carta. Mamma mia. Non c'ho nemmeno le ossa per cagare. Mamma mia. Non posso nemmeno evocarla. Mamma mia. Tutti, tutti. Mamma mia. Spacca gli arcù. Mamma! Tiè. Lo sento da dei mette quel ramoscello d'ulivo. No, ma che sono stato pietoso fino a mo. No, ho sbagliato. No, tanto gli oggetti ce l'ho. Alce masculo è in salute. Questa? Nel dubbio questa mi sembra interessante di carta. Mi sono appena buggato la partita. Cosa è successo? Ah, qui stiamo proprio sacrificando. Sacrifichiamo Aranatoro. E diamogli il potere a il lupo. Oh, poche carte ma sgrave stiamo facendo adesso, eh. Streamo un altro po' perché mi sta piacendo sto gioco. Ci abbiamo quattro carte, ma ce la faremo. Ci abbiamo quattro carte in croce. Il fumo. Guarda, non eri solo. È sempre il protettore là. Ah no, è il minatore. Allora, scusa. Ah, questa diventa... Oh, il gatto, il gattino. Il gattino è buono. Allora, il fumo lo metto qua. Ah, ma è sempre uguale comunque. Quindi devo pure stare attento. Mi devo tenere la roba. Il gatto me lo terrei per dopo. Il gatto me lo tengo per dopo. Vediamo se riesco a vincere. Ok. Non voglio usare il gatto. Perfetto, mi dà le carte. Il segugio. Il mio culo! Ok. Scoiattoli siamo pieni. Mamma mia, sto a giocare come il pro. Che sono belong to essere. Allora, uno scoiattolino lo metto qua. Ci evoco la lontra pazza. Pazza scellerata. E vai con liscio. Bam bam. C'ho tutte le carte in mano, cazzo. Il prospettore come boss. Di nuovo, se non pianga. Non la metto nemmeno adesso. Ma io vado così. Adesso è facile sto boss, eh. Adesso. No, sì, no. Sto a fa proprio in... Madonna, gli stiamo a fa proprio male. Ok, adesso fai il lamer bastardo. C'ho pure uno spazio libero. Pepita d'oro. Pepina d'oro. Ok. Ah, ok, io metterei subito un bombardone tipo TE. Vai e colpisci. Bamf! Lino Bamf! E attacca, attacca. Ok, grazie che mi ha dato lo spazio di manovra. Io metterei questo. Metterei l'ermellino che ti fa capire chi è il boss. Sì, sono sicuro, fagli male, buffo. Aspetta, che fa questo però?
Quando una creatura avversaria viene posizionata di fronte a uno spazio vuoto, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello spazio vuoto. Va bene. È un segugio. Che pippa! Non spawnerate! Perché devo utilizzare il coltello? Ma per la quest! Era per la quest! Ma io sono dati kick ban, ho capito. Topo da Soma. Non mi fido. Il cinghiale diventa furibondo quando qualcuno suona le sue campane. Ah, questa è gratis. No, proviamo il cinghiale. Vabbè, ma lo posso usare sempre o contro il boss? Tanto lo userò prima o poi. Il Jago era meglio. Il Jago OP. E vabbè, io uso quello che mi pare. Allora, l'aria si è fatta densa di umidità. E ronzio per finire le paludi. Io c'ho io gli oggetti, ma ne posso prendere più di uno. Ne posso usare. Scopriamo. No, di qua. Mi serve una carta. Ah, Erlucertola. Erlon. Ah, tartaruga tutta la vita. Mi serve un tanchetto. Vai. Poi andiamo qua in mezzo. Sacrifichiamo la tartaruga. No, sacrifichiamo il cinghiale. Cazzo, gli diamo la skill alla tartaruga. Madonna, sta diventando una cosa brutta. Mamma mia. Mamma mia. Qua bisogna mischiare tutte le carte. Ho capito tutto. Qua una carta deve durare 47 minuti. È diventata la tartaruga dei hit. E la pelliccia è top. Te salva la vita. Ok, Martin Pescatori. Io mi faccio colpire. Ok. E adesso si comincia con la mattanza. Potevo mettere la pelliccia, Vabbè. Scoiattolo. Scoiattolo. Lupo incazzato come le merde. Vai, colpisci. Lui para pure, mostro lupo, capirai. Vieni, vieni. Pam! Ah no, cazzo! Mi scordo sempre! Mi scordo sempre le cose! Mi conviene un attimo tenerlo. Forse ho vinto? No? Dammi uno da uno! Merda. Vabbè, abbozzo un attimo. Allora io non ho capito sta cosa delle campane. Però nel dubbio. Qua. Ok. Sono ancora in vantaggio, ridendo e scherzando. Però tre danni sono cattivissimi. La posso usare come tributo la campana? La fortuna di sorride, davvero, sì. Se te posso col cazzo. E allora la fortuna mi sorride un cazzo. Mi sa che moro, raga. Che palle morire. Forse sono vivo, zitti. 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 Sono tutti i volanti, sti stronzi. I volanti me... Brutta gioca. Ma che ci faccio con la campana? È completamente inutile. Vabbè, contro questi volanti. Ma perché non uso gli oggetti? Mi sa che ho perso. No. Mi sa che ho perso per qui. Senti. A sfregio. Ma pesco la carta e poi te sfon. Aspetta, vediamo se credo nel cuore. Yu-Gi-Oh! I miei omaggi. Tiè! Ah, mi sono tolto l'occhietto? Siamo tutto a posto. Direi che adesso posso passare i vantaggi. Tutto per vincere, tutto! Sono in svantaggio. Che men ve. Aspetto che mora quello, sperando che gliela faccio.
Sono cazzo adesso. Dai che l'occhio. Allora, adesso quello muore e dovrei riuscire a vincere. Madonna, quanti soldi. Ok. Serpetta Sionai. No, lupo. Bella quella che diventa qualsiasi cosa tu voglia. Vai, Serpetta Sionai, mi dà una salvata. Ma si è creato... Merda. Merda. Questo in teoria dovrebbe pareggiare i conti. Ah, raga, si è creato lo stallo. Si è creato lo stallo perfetto. Mo ci leviamo due a vicenda per sempre. E mo? E mo? Ma la campana! E mo? Lupacchiotto su tartaruga. E no, poi me lo sciotta. No, non è vero. Io ho finito le carte, eh. Ma se finisci le carte? Hai salito da scorte creature nuove. La fa cociò a farti sentire. Che cazzo è? Mo con l'ultimo attacco te lo vinci. Madonna che culo! La fame! Che tu ci credi o meno, non sei il primo a prendere un occhio qui. Non è poi così divertente se sei mezzo cieco. Magari dovresti rimpiazzarlo? Sì. Ma che merita? No, ma che swag. Questo che sembra Gesù. Visione ancestrale. Trova la salvezza orologio in un orologio a cucù. Mi cago addosso. In ogni caso la scelta è definitiva. Ma adesso posso vedere tutto. No. No. No, vabbè. Vabbè, no. Questo è quello che avevo fatto. Loop. Prendi il rullino prima che lo veda. Adesso. Che? Niente. Tutto a posto. Mi sto solo cagando addosso dalla paura. No, sta cosa me. Ma io l'ho preso a caso. Vabbè che sembrava il più diverso di tutti. Quel lupo. Devo aprire tutti i cassetti. Devo aprire tutti i cassetti. No, sì, come prima, su. No, sì, dai. Qua ci stanno altri messaggi per me. Mi servono altri messaggi, assolutamente. No, sarebbe stato fighissimo. Sarebbe stata la cosa più figa. Ma questo gli si accendono gli occhietti? Non gli si accendono più. Sì, si accendono. Finito? Permettermi di prendere il lupo? Figata. Andiamo di qua. Non mi serve un'altra carta. Uno. Buona, rana d'oro, buona. I funghetti. I funghetti. Sei arrivato in mezzo a un boschetto di funghetti. Hai stizzato gli occhi per vedere una figura terza, una spessa nube di spore. Siamo i micologi. Sì. E stiamo conducendo i nostri esperimenti lontano da... Vabbè. Fare esperimenti tutto gregge. Due creature dello stesso tipo. Una per ognuno di noi. Non hai corte doppie. Ne faremo se... Quindi te ne regalano una. Ah, ecco perché i funghi. Prendo un altro lupo. I mocciologi. E se uso l'arpione?
Madonna, devo ringraziarti. Com'è stato? Ma questo è diventato un televisore. Piuttosto brutto. Sono intrappolato in un corpo di ermellino. Ma sono dei cristiani. Sono quelli che giocavano prima di noi. Lo vedo e ovviamente ho preparato un modo per resettare. Ancora una volta. Vabbè, Undertale, continua. Il nostro amico giocatore qui possiede già la chiave. Sì. Dunque ha trovato il lupo rachitico. Sì. Ho già visto questa situazione svolgersi abbastanza volte da sapere che c'è un piano in atto. Fa in fretta. Ok. Subito col serpente a sonagli. Gli piazzo l'ermellino. L'ermellino? È incazzato. Già, ti tocca morire, ermellino. Mi dispiace. Ma perché non l'ha ucciso? Perché non l'ha ucciso? Ma... non l'ha colpito. Ho perso. Perché era lontano. Che cazzo vuol dire? No. Regà, no. Sono morto. Ah, il robot che costa uno. Per farammi un attimo, anche se moriranno tutte e due. No, quello non muore. Il lupo devo metterlo a destra, sono un coglione. Sto sbagliando tutto. Sto sbagliando tutto. Devo usare... non mi uccide! M'ho ucciso? Cazzo, sono un coglione, mi sono distratto. Mi sono distratto. Stavo a pensare al lupo rachitico e poi quella cosa mi ha destabilizzato. Non sapevo che se fosse... se stava lontano. Sì, è un bello dorato. Il Gia come dite che è là, però io muovo io. Ma a me crede tutti. Dai, devo fare il boss senza morire. Dai che ce la faccio, dai. Dai che è facile, su. Sacrifichiamo a Satana. Se gli sacrifico questa io non so che cazzo può succedere. Sacrifico questa perché porco Giuda, vaffanculo, Fanculo le campane. Che cos'è? No. Solo un osso? Poi mi scordo sempre gli oggetti. Ad arpa. Meh. Ad arpa. Allora. Lucertola e serpente. Rana d'oro. Il serpente lo faccio col figlio adesso. Poi metto ad arpa. Minchia, quanto è cattivo però, eh. Fanculo. Costa troppo 6 comunque quello. Speriamo di non morire. Merda. Devo mettere la talpa e farà mer culo. Ma adesso lui non attaccherà là, quindi, cioè. Sono fregato. E poi questi shottano. Ho perso. Ho riverso. Vaffaculo. Che io levo? Questa. Questa è mia. Ah, potevo prendere pure il serpente. Vai. No! Eh sì! Posso mettere il serpente? Che culo. Vai. Mamma mia! Il Giaco, salvami Giaco!
Grazie, bebe. Sto giocando al gioco dell'anno, però ci perdo pure. Minchia, difficile, eh. Dai, dai, che sto a recuperare. Buona cimice. Ok, non voglio levare quello che... quello tanto non... Lupo! Il lupo... sì... Levo il geco. Vai. Attacca il life point del nemico! Ma tu sei riuscito a recuperare pure questa, non so come. Mamma mia, che top giocatore. Con l'uncino. Ho finito gli oggetti, mi servono gli oggetti, signori. Quindi adesso andiamo convenientemente a destra. Re dei ratti. Ottima. Però costa 2. Chi cazzo è questo? Reginaldo prendiamo. Reginaldo, dacci gli oggetti subito. Da Magle Sidra. Capra che vale 3 sacrifici. Scoiattolo, scoiattolo. Ossa, capra, questo mi dà una mano. Le ossa, no. Questi. Non puoi usarlo. E io invece lo uso. No. No, io devo usarlo questo. Io devo usarlo e devo capire che cos'è. Devo usarlo e devo capire che cos'è. No, devo prenderlo. Devo prenderlo. Devo prenderlo per forza. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere e vinceremo. Lo uso subito, carcola. Lo uso instant. Il fango tratteneva con forza i tuoi piedi. Un onore lacido arrivato al tuo stomaco. Pesci marci. Un uovo. Dobbiamo vincere, eh. Mesta ripesca. Dai, sempre coso. Mamma mia, che schifo un osso. Che schifo. Ci abbiamo Reginaldo. Che costa 3 o... Lui non c'ha niente di che. Gli piazza rana d'oro davanti, senza senso. E poi uso zio. Uso zio. Non può usare in nessun modo. Per ora la metterò su quella mensola. Evitala. Oh, attenzione, abbiamo un nuovo NPC. Allora, questi me li tengo per la mano dopo. Andiamo così. Pesce stantio, scelta difficile. Perché non c'è morto? Il pescatore va dal suo uncino. Gioca uno scoiattolo o qualcosa. Quando prende la mira, così proteggerai le tue carte migliori. Ah sì? Ma che veramente? Figata. E gioca a te allora. Così proteggo la rana toro. Ah, quindi adesso io se giocassi... Conviene, conviene. Conviene. Ok. Adesso prendo tutti i scoiattoli. Ah, hai capito. Se frega. Ah, adesso sto capendo questo gioco. Ok, mi sono rimaste le monete. Scoiattolo me lo tengo, originando me lo tengo. Guarda, io ho una botta così. Che coglioni, sì. Ok. Non me vado a usare Reginaldo adesso. Così non dovrebbe manco riuscire a piallo. Ma che si è distrutto la sua... What? Il re dei sorci. Giuseppe il re dei sorci. Grandissimo capolavoro. Ma io qua sto abbastanza in un loop che posso continuare a pescare. Quindi io mi pesco tutte le carte. Oppure gli mandi i ratti. Aspetta un po'.
tartaruga. No, me l'ha fregata! Sarà un coglione. Sarà un coglione. Sarà un coglione. Avevo rotti i coglioni però, eh. E niente, uso Reginaldo. No! Beh. Merda, rimango solo col serpente a sonagli. Sono un coglione. Forse no. Ok. Morto. No. Che palle, cioè praticamente le brucia un turno a botta, perché voi vedete che fa mo, come se la fa a fregà. Ah, spacca la sua, è un deficiente. So finisco gli attoli però. E mori. Il sorcio mi sta fregando. Mi sa che mi sto fregando con le mani mie, cazzo. Adesso io gli levo 2 e lui me leva 2. Così. Ah, ma vanno a me le ossa, ottimo. Hai preso il rullino, è vero? Il mio piano si avvicina al momento della verità, ma prima devi sconfiggerlo. Oh, ancora non è morto, cazzo. Cazzo. Mori. Mo che si inventa? Mestre di pesca. Sono nella me. Adesso gli tiro tutto. Adesso gli tiro tutto. Allora. Ma io posso usare pure questo. Vabbè. Io sacrificherei. Secondo me muore. Vabbè, ho squalo. Non ho. A posto. Top. Siamo troppo forti in questo gioco. Vi ripristinate. Che sepiamo? Dai, che la larva. Amalgama. È un cane, un rettile, un pennuto, un insetto. Sa soltanto quello che non è. Proviamo su amalgama. Un solido 3-3. E voilà, signori! Ma che culo, sono il top! Oltrepassare la ghetta, ha fatto respiro profondo. È proseguito. Dai, mo un pochino è stacco, dura e bezza. La fresca ha preso il scelto il giro e ti faceva tremare le ossa. Hai tirato in aria sul sentiero. Ha scalato fino al confine. Mo oggetti o power up? Avvoltoio tacchino. In grado di afferrare qualsiasi carta dal tuo mazzo. Beh, non male. Però costi troppo. Cazzo. Portoio. Io ma se vado a piamma oggetti, raga. Vado a piamma oggetti proprio che
tanto, o sto proprio che di? Allora, le monete osso. Ma questo non costa un cazzo? Ah, questo è tipo il lupo ingabbiato, non è male. È praticamente un... E se lo sacrifico si scongela? Eh? Se lo sacrifichi? Mi sa che non lo puoi sacrificare, è tipo il lupo. Comprare la tua mano di carte, una carta con seguenti parametri, 0 di potenza e 5 di salute congelato. No, non avevo scoiattolo. Se ne riesce oppure puoi tagliare una delle mie carte. Beh, figo. Usiamo, tagliamo una carta. Gli oggetti sgravi. Cazzo. Che fa, lucertola? Coda sciolta. Ah, ho scudo. Bonosco. Bonosco. Che succede? Perché? Che ho usato un oggetto? Ho usato un oggetto. Porco dissi, ho usato l'oggetto. Cazzo. Cazzo. Ho usato l'oggetto. E la metto Reginaldo. Metto qua. Vai. Minchia, che dolore. Il lupo rachitico leva 2. Il geco lamer. Metto il geco e sacrifico il geco. Per casino. Se metto il lupo non gliela fa. Ricordate il barattolo. Che quale barattolo? Che comunque faccio. Clicco a caso, ho capito. Niente, prima metto il geco e poi metto. Ma questo vola. Se io metto tutto, cazzo. Metto tutto. Metto brutto. Vaffanculo. Sì, no, non so sicuro, perdo. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Ah, l'abete mi para. Bene. Visto? Il culo? Fate casino. Fate casino, cazzo. Mamma mia, l'albero. L'albero MVP. È un cazzo. Ho perso. Mo' mi dà 4 botte. Debbo... Mamma mia, uso tutti gli oggetti. Ma che cazzo, vero? Debbo tagliare questa carta, purtroppo non l'ha più lei. Vai, pam pam. Ottima carta. Bene, se lo dice lei. C'ho tutta... C'ho troppa roba coi teschi, mo, cazzo. Vabbè, mo' abbiamo vinto. Ho usato tutto. Mo' andiamo a vedere il coso verde nel barattolo. La pussola. La pussola è diventata una pussola. Mettiamo la pussola. Non abbiamo mai usato la pussola. Ma manco la puzza. Ma scusa. Il corvo è proprio lamer. Proprio gioco a caso, eh. Allora gli mando. Levo tutto, metto il lupo. Gli attacchi diretti. E mori. Grazie. Abbiamo finito in fretta. Però c'è rimasto solo lo scoiattolo, cazzo. Ah, perché levavo 2. Quindi pensa te. No, basta. No, no, mi serve questa, più questa. C'ho delle carte un po' di merda, lo posso dire? Vado di qua tutta la vita. Ah no, questo che era il sacrificio? No, meglio qua. Allora. Distruggo questa che costa 8. E gli do il potere di volare al lupo. Il lupo volante. Ci pisciamo sotto dalle risate. A te. Ti faccio volare come Balto. Tu saprai volare, volerai. Mamma mia, il lupo volante.
Anche Masini lo diceva. E questo è il lupo, vola. No, non volevo cliccare, clicco a caso, ragazzi, avete ragione. Scoiattolo, Diego, se... Dai, tu che sciotti. Allora, 020212 020212 Metto il gioco qua. Metto lo scoiattolo qua. Metto l'ermellino qua. Vai. L'istrice di merda mi farà il danno. Il lupo rachitico lo potrei mettere qua. Però il gioco non vorrei bruciarlo. Forse ho sbagliato, sto rushando troppo, cazzo. Però il lupo che vola è proprio lamera. Che dolore! Dammi una con uno. No, regà, troppa roba con le ossa. Sono fottuto, sono fottuto. I'm fucked, bro. Sono morto. Mamma mia, esecuzione mafiosa. Porca troia, oh. Porca... Non sono ancora morto, però. Dai, concentrati. Qua che si muove tutto. E ripio gli oggetti. Si è arrivato all'ingresso in una caverna nero come la pece. All'interno della scorsa sono una bestia. Supera le prove e sarò tua. No, pescare del cadere al tuo mazzo. Diceranno loro il tuo successo o fallimento. Ma prima c'era una prova. La prova di parentela. Per superare la prova, due delle tre carte pescate devono appartenere alla stessa famiglia. Sì, vabbè. La prova delle ossa. Le tre carte pescate devono costare almeno 50 al totale. Io ho questa. Quella delle ossa. Guarda, tre ossa. 5-6! Che culo! Minchia, cazzate queste, Lo squalo puzzoso. Io... No, oppure il segugio pazzo volante. Il segugio pazzo volante o lo squalo puzzolente? Ah sì, c'avevo le carte che le costano 6. No, la mantide... Moro no. Rottissime tutte. Segugio dite? No, paratore di volanti, scusa. Forse sarebbe meglio lo squalo, Lo squalo è incazzatissimo. Spingulo. La mantide si ammazza da sola, esatto. Il segugio pare i volanti. Però lo squalo costa troppo, meglio il segugio. Con uno spirito infestante. Wow. Dacci gli oggetti. Capra, scoiattolo, dente. Tempo, mamma mia, meno male. Non devo cliccare stavolta, Poi andiamo in mezzo. Che palle la lucertola. Allora, dobbiamo fare i seri. Dobbiamo fare i seri. Lontra, scoia, ermellino. Questi che c'ha? Sì, ma guarda, parte col cazzo di avvoltoio sgravo. No, di Gesù. Ma uno che deve fa? Cioè, chi gli manno? Questo me lo sciotta. La lontra me la sciotta. Cioè, run rotta, Gli esclessidro. C'è. Devo aspettare un turno. Più 3 danni. Ok, adesso. Ma non la prendo, Non la prendo, forse sì. Ma che cazzo. Mi sa che mi stava ammazzando. Nel dubbio mi stacco un dentino.
E andiamo. Posso mettere pure Reginaldo a questo punto. Vai. Ok. Vabbè ragazzi, vabbè. Devo mettere al contrario? Ho sbagliato, eh? Sono morto, vabbè signori, ma gli oggetti sono rimasti, sì. Non è che non sono rimasti gli oggetti, perché mi altererei non poco. Vediamo, facciamo la prossima carta, dai, vediamo che carta esce. Ma è figo anche ricominciare sto gioco. È un po' all'Isaac. La tua carta della morte, iniziamo allora. Il costo direi 2. Poi la sua potenza, la sua salute 2-3. Poi i sigilli stiamo a fare il lupo. No, farei questa, perché mi sa che è più rotta col doppio attacco. L'antilope. Pissifrattola. Ecco, la grandissima carta Pissifrattola. That's a with you. Cheese. Sono pronto, cheese. Perché costo 2 dalla gratis? C'era anche il gioco per il costo, cazzo. Sono un pirla. E ho capito! Devo imparare, c'è il gioco da 2 ore, andate a fanculo un po'. No, rullino. Non sto guardando niente, fatti i cazzi tuoi. Ah, ma rullino ha una macchina. Povero lupo. Potevo una caduta? Sì, la voglio. Se lo vedono, metto a prova la mia pazienza. Ma è stata giocata, è andata. Prendo tutto. Ok. Pet. Zio. Il dolore è insopportabile, poverino. Anche dopo tutti questi anni, che cosa vuoi? Ho ben poco perché io vedi questi tempi. È fatta, il maestro è libero. La fine di essere vicina ormai. Se Magnificus è libero, la fine di essere vicina. Arg, vedere il pescatore perdere, quello sì che ha alleviato il mio dolore. Un mio vecchio rivale. Questa volta ha avuto la meglio, ma non è mai rivincita. È un asso nella manica. Non farò saltare. What? Devo prendere la macchina fotografica. Se riuscissi a sconfiggere avessi un'opportunità per carpi. Vedi una sorpresa in serbo. Un'occasione per usarla. Ho visto gli sfidanti toccare la sua massima fotografia. Ma io... ah, qui non lo devo sconfiggere. Ok. Non ho più l'occhio, tra l'altro. Cazzo. Dov'è la macchina? Scusami. Ma è... ha salvato automaticamente. Io andrei, signori. Sta una bella live. Ah, di real boss finale. Oh, capirai. Io, se esco, ha salvato? Sì, ultimo salvaggio un minuto fa. Signori, grazie per essere stati qui con me. Ci vediamo venerdì. Grazie mille. Chi raidamo? Chi raidamo su? Raidamo qualcheduno. Chi ci sta? Chi ci sta? Raidamo. Vediamo. Ciccio Merrino. Non lo raidiamo mai, Ciccio, dai. Che non lo so che sta a fare, però è un bravo guaglione. Quindi fate un saluto a Ciccino Merrino. Io vado a magnà. Ho fatto uscire il video, ma entro febbraio ne esce un altro. Deve succedere. Grazie mille. Ci vediamo venerdì. Sto gioco è bello, quindi domenica ci risparamo. Ciao, ciao, ciao. Forse pure venerdì. Mo' vedo. Ciao, amici. Ciao, 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 ciao. Andato?